Aumentano i posti in terapia intensiva all'ospedale di Faenza. Lo ha annunciato ieri, durante il quotidiano aggiornamento in streaming, il commissario per l'emergenza coronavirus della regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi. Arrivano così ad 8 i posti letto nel reparto faentino, ma saranno tutti destinati a pazienti che non hanno contratto il coronavirus. A Faenza, infatti, l'unica struttura a disposizione dell'azienda sanitaria per ricoverare i pazienti Covid è il San Pier Damiano, che ha messo a disposizione 26 posti letto, ai quali si aggiungono 70 posti letto per pazienti no Covid e i posti in terapia intensiva. Faenza è stato deciso che vengono dirottati pazienti che non sono risultati positivi al virus, quindi cerchiamo sempre di tenere pazienti che hanno fatto già uno screening negli altri ospedali e vengono dirottati qui come area libera. Ovviamente accogliamo sia da Faenza, dal territorio faentino, ma anche da Ravenna e da Lungo. In tutto quindi posti letto, diciamo, nel distretto faentino, contando l'ospedale di Faenza e San Pier Damiano, quanti sono? Allora, sono 8 in ospedale a Faenza e 5 nella struttura privata che è stata di San Pier Damiano, che sono collegati con noi e ovviamente abbiamo una collaborazione per il trasferimento di pazienti da qui e nell'ambito del territorio. Inoltre ci stiamo anche trattando per strutturare, un po' partita e strutturare anche in futuro, un'area subintensiva sempre all'interno dell'area territoriale di Faenza con altri 4 posti letto, sempre per pazienti non positivi. Subintensiva che cosa si intende? Vuol dire che sono pazienti che hanno ancora bisogno di un'assistenza ventilatoria, ma non un'assistenza ventilatoria meccanica, ma sono pazienti un po' più leggeri, non sono in eccesso di un'attività intensiva, ecco. Quindi hanno un'area di intensità leggermente più bassa anche, però sempre con una necessità di un'accoglienza in una struttura dedicata, con le persone dedicate e con anche delle strutture, delle strumentazioni di supporto. Facciamo un esempio pratico: a Faenza si presenta un paziente che dopo tampone risulta positivo al coronavirus, che cosa succede? Risulta positivo al coronavirus, viene trasferito il primo riferimento per Faenza è Lugo, se non c'è posto a Lugo a Ravenna, però normalmente viene adesso l'accoglienza è tutta su Lugo.